Eccoli qua. Partiti. In vantaggio Super Glamour davanti a Da Point, Baby Duro, Missy, Soli Ballet, Miss Hyder e Aenas Bay. Dopo 300 metri di corsa conduce Super Glamour davanti a Baby Duro, A Point, Key Style, Holly Ballet, Omissis, Miss Hyder e Aenas Boy. All'inizio della curva prosegue in vantaggio Super Glamour davanti a Da Point, Baby Duro, Key Style, Holly Ballet, Miss Hyder, Omissis e Aenas Boy. Poco prima dell'ingresso in dirittura conduce Super Glamour davanti a Point, Baby Duro e Key Style. I cavalli entrano in dirittura con Super Glamour in vantaggio lungo la corda davanti a Baby Duro con all'esterno Key Style. Seguono a Point per linee interne Holly Ballet, più staccati Miss Hyder e Aenas Boy. In leggero vantaggio Super Glamour davanti a Key Style, A Point, Holly Ballet e Baby Duro. In vantaggio Super Glamour davanti a Da Point ed Holly Ballet. Resiste Super Glamour davanti a Da Point, Holly Ballet e Key Style. Beh, possiamo dire che con questa strepitosa interpretazione... Sì. Antonio Ferramosca ha legittimato ampiamente con 20 giorni di anticipo la sua conquista della cravasce d'oro tra i gentleman. Ma guardate che bello arrivo, guardate che bello arrivo tra Samuel Luongo, certo, e Antonio Ferramosca, appunto. Sono loro due, Proprio per questo, perché Samuele Luongo ci ha provato fino all'ultimo e non ha raggiunto il rivale, che in questa circostanza, devo dire, è stato semplicemente sublime.